Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. L'entrada Sanofi SRL, ultimo aggiornamento, 6 ottobre 2022. Cos'è l'entrada? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere l'entrada durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci esteri. Cos'è l'entrada? L'entrada è un farmaco a base del principio attivo lentuzumab, appartenente alla categoria degli immunosoppressori e nello specifico immunosoppressori ad azione selettiva. È commercializzato in Italia dall'azienda Sanofi SRL. L'entrada può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni: l'entrada 12 mg concentrato per soluzione per infusione 1, flaconcino. Informazioni commerciali sulla prescrizione: titolare Sanofi Belgium, concessionario Sanofi SRL. Ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe H. Principio attivo alentuzumab, gruppo terapeutico immunosoppressori, forma farmaceutica, preparazione iniettabile. Indicazioni: l'entrada è indicato come singola terapia modificante la malattia in adulti con sclerosi multipla recidivante remittente, SMRR, altamente attiva per i seguenti gruppi di pazienti. Pazienti con malattia altamente attiva, nonostante un ciclo completo e adeguato di trattamento con almeno una terapia modificante la malattia, DMT, o pazienti con sclerosi multipla recidivante remittente severa in rapida evoluzione, definita da due o più recidive disabilitanti in un anno e con una o più lesioni captanti gadolinio-la RM cerebrale o con un aumento significativo del carico lesionale in T2 rispetto a una RM precedente recente. Posologia: il trattamento con l'entrada deve essere iniziato e supervisionato esclusivamente da un neurologo con esperienza nel trattamento di pazienti con sclerosi multipla, SM, in ambiente ospedaliero con possibilità di accesso immediato a terapia intensiva. Devono essere disponibili specialisti e attrezzature per la diagnosi e la gestione tempestive delle reazioni avverse, in particolare ischemia miocardica e infarto miocardico, reazioni avverse cerebrovascolari, patologie autoimmuni e infezioni. Devono essere disponibili risorse per la gestione della sindrome da rilascio di citochine, dell'ipersensibilità e barra o delle reazioni anafilattiche. Ai pazienti trattati con l'entrada devono essere consegnate la scheda di allerta per il paziente e la guida per il paziente, nonché devono essere loro fornite informazioni sui rischi di l'entrada, vedere anche il foglio illustrativo. Posologia: la dose raccomandata di alentuzumab è 12 mg/die, somministrata mediante infusione endovenosa per due cicli iniziali di trattamento, con fino a due cicli aggiuntivi di trattamento in base alle necessità. Trattamento iniziale di due cicli. Primo ciclo di trattamento. 12 mg/die in 5 giorni consecutivi, dose totale di 60 mg, secondo ciclo di trattamento. 12 mg/die in 3 giorni consecutivi, dose totale di 36 mg, somministrati 12 mesi dopo il primo ciclo di trattamento. Si possono prendere in considerazione fino a due cicli aggiuntivi di trattamento in base alle necessità, vedere paragrafo 5, 1. Terzo o quarto ciclo. 12 mg/die per 3 giorni consecutivi, dose totale di 36 mg, somministrati almeno 12 mesi dopo il precedente ciclo, vedere paragrafi 4, 1, 5, 1. Le dosi dimenticate non devono essere somministrate lo stesso giorno della dose programmata. Follow-up dei pazienti: la terapia raccomandata è un trattamento iniziale di due cicli con fino a due cicli aggiuntivi di trattamento in base alle necessità, vedere posologia, con un follow-up di sicurezza dei pazienti dall'inizio del primo ciclo di trattamento e per almeno 48 mesi dall'ultima infusione del secondo ciclo di trattamento. Se viene somministrato un terzo o quarto ciclo aggiuntivo, continuare il follow-up di sicurezza per almeno 48 mesi dall'ultima infusione, vedere il paragrafo 4, 4. Pretrattamento: si consiglia di pretrattare i pazienti con corticosteroidi immediatamente prima della somministrazione di l'entrada in ciascuno dei primi 3 giorni di ogni ciclo di trattamento. Negli studi clinici i pazienti erano pretrattati con 1000 mg di metilprednisolone per i primi 3 giorni di ogni ciclo di trattamento con l'entrada. Si può anche considerare il pretrattamento con antistaminici e barra o antipiretici prima della somministrazione di l'entrada.
La profilassi orale per le infezioni erpetiche deve essere somministrata a tutti i pazienti a partire dal primo giorno di ogni ciclo di trattamento e per almeno un mese dopo il trattamento con l'entrata, vedere anche la sezione infezioni al paragrafo 4, 4. Negli studi clinici, ai pazienti erano stati somministrati 200 mg di aciclovir per due volte al giorno o un trattamento equivalente. Popolazioni speciali anziani. Gli studi clinici non includevano pazienti di età superiore a 61 anni. Non è stato determinato se questi rispondono in modo differente rispetto ai pazienti più giovani. Compromissione epatica o renale. L'entrada non è stato studiato nei pazienti con compromissione epatica o renale. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di l'entrada nei bambini con SM di età compresa tra 0 e 18 anni non sono state ancora stabilite. Non esiste alcuna indicazione per un uso specifico di alentuzumab nei bambini di età compresa dalla nascita a 10 anni per il trattamento della SM. Non ci sono dati disponibili. Modo di somministrazione. L'entrada deve essere diluito prima dell'infusione. La soluzione diluita deve essere somministrata mediante un'infusione endovenosa della durata di circa 4 ore. Per le istruzioni sulla diluizione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6, 6. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Infezione da virus dell'immunodeficienza umana, IV. Pazienti con infezione acuta severa fino a completa risoluzione. Pazienti con ipertensione non controllata. Pazienti con anamnesi di dissezione arteriosa delle arterie cervicocefaliche. Pazienti con anamnesi di ictus. Pazienti con anamnesi di angina pectoris o infarto miocardico. Pazienti con coagulopatia nota soggetti a terapia antipiastrinica o anticoagulante. Pazienti con altre patologie autoimmuni concomitanti, oltre alla SM. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. L'entrada non è raccomandato nei pazienti con malattia inattiva o in quelli stabili con la terapia corrente. Ai pazienti trattati con l'entrada deve essere fornito il foglio illustrativo, la scheda, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Nessuno studio formale di interazione farmacologica è stato condotto sull'entrada, utilizzato alla dose raccomandata nei pazienti con SM. In uno studio clinico controllato nei pazienti con SM, precedentemente, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale prima di prendere l'entrada insieme ad altri farmaci come Coumadine, Eliquis, compresse rivestite, Lixiana, Mabdera, soluzione, uso interno, Maizent, Pradaxa, capsula, Rixathon, Ruxience, Symptom, Truxima, Xarelto, compresse rivestite, Xarelto, granuli, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere l'entrada durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere l'entrada durante la gravidanza e l'allattamento? Donne in età fertile. Le concentrazioni sieriche erano basse o non rilevabili entro circa 30 giorni dopo ogni ciclo di trattamento. Pertanto, le donne in età fertile devono usare una, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. L'entrada altera lievemente la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. La maggior parte dei pazienti manifesta IAR che si verificano durante o entro 24 ore dopo il trattamento con l'entrada. Alcune IAR, ad esempio capogiro, possono avere un impatto temporaneo sulle capacità dei pazienti di guidare veicoli o di usare macchinari, pertanto occorre prestare cautela fino alla loro risoluzione. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza negli studi clinici. Da un totale di 1486 pazienti trattati con l'entrada, 12 mg o 24 mg, che ha costituito la popolazione di sicurezza in, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Negli studi clinici controllati, due pazienti con SM hanno ricevuto accidentalmente fino a 60 mg di l'entrada, per esempio, la dose totale per il ciclo iniziale del trattamento, in una singola infusione e hanno avuto reazioni gravi, cefalea, eruzione cutanea, ipotensione o tachicardia sinusale. Le dosi di l'entrada maggiori rispetto a quelle testate negli studi clinici possono aumentare l'intensità e barra o la durata delle reazioni avverse associate all'infusione o ai suoi effetti immunitari. Non è noto alcun antidoto per alentuzumab in caso di sovradosaggio. Il trattamento consiste nella sospensione del medicinale e nella terapia di supporto.
proprietà farmacodinamiche e categoria farmacoterapeutica. Immunosoppressivi, immunosoppressivi ad azione selettiva, codice ATC, L04A34. Meccanismo d'azione: alemtuzumab è un anticorpo monoclonale umanizzato prodotto mediante DNA ricombinante che ha come bersaglio la glicoproteina CD52, proprietà farmacocinetiche. La farmacocinetica di alemtuzumab è stata valutata su un totale di 216 pazienti con SMRR che hanno ricevuto infusioni per via endovenosa di 12 mg/DIE oppure 24 mg/IN, dati preclinici di sicurezza. Carcinogenesi e mutagenesi: non sono stati effettuati degli studi per valutare il potenziale carcinogeno o mutageno di alemtuzumab. Fertilità e riproduzione: il trattamento con alemtuzumab per via endovenosa, elenco degli eccipienti, disodio fosfato di idrato, E339, disodio edetato potassio cloruro, E508, di idrogeno fosfato di potassio, E340, polisorbato 80, E433, sodio cloruro acqua per preparazioni iniettabili. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.